Atlas of Beauty è la mostra che chiude il percorso da Man Ray a Vanessa Pitrov. È la mostra più contemporanea, poiché dà conto di un progetto che è cominciato 5 anni, una 32enne che si chiama Mihaela Norok, che 5 anni fa ha cominciato a girare il mondo per documentare la bellezza femminile. Ha lavorato praticamente in tutti i continenti, nelle grandi metropoli così come nelle zone più estreme, fermando le donne per strada e instaurando con loro un dialogo che fosse il più possibile intimo e informale, e in questo dialogo ha poi scattato le sue fotografie senza set, senza trucco, prendendo le donne come le incontrava. L'obiettivo del progetto è molto chiaro ed evidente dalle fotografie che sono in mostra, ed è dimostrare innanzitutto che non esiste una regola geografica per la bellezza è ovunque, ma soprattutto non esistono regole formali per la bellezza, c'è un canone di bellezza che la mostra documenta, ma la bellezza può essere trovata in tante cose, può essere trovata nell'intensità di uno sguardo, nella dolcezza di un'espressione, nell'eleganza di un atteggiamento o anche nella forza o nella semplicità di una storia. E tutto questo formalmente si concretizza in fotografie che hanno una forma, una composizione ricorrente. Questo non ci deve stupire perché se ritorniamo al titolo scopriamo che questo è un atlante, quindi sono delle tavole scientifiche come le illustrazioni scientifiche dell'Ottocento.